L'aperitivo è il rito che mette d'accordo tutti. Basta poco per renderlo perfetto. Del goloso finger food creato da uno chef per nulla ordinario. Un buon drink preparato da un campione del mondo. Ed ovviamente la giusta compagnia. Solo così, rilassandosi e raccontandosi, magari partendo da un tema, si può dar vita a delle aperistorie. Ah, vedi, eccola qua, dove era. Rosana, ma dove eri finita? Ci stavamo preoccupando. Ero in cucina a salutare un tuo collega, tra l'altro, lo chef stellato di questo bellissimo posto, il Moebius di Milano, Enrico Croatti. Lo conosci? Certo, beh, sì, sicuramente di nomea, ecco. Lui fa in modo che questo posto sia magico, perché ospitalità, cibo, musica si fondono alla perfezione. Mi piace. Ti piace? Sì, ma molto. Sono sicura che piacerà anche al nostro ospite di oggi. Anzi, ho già individuato un posticino molto intimo, molto carino. Ecco, ma non svicolare un po' troppo. Raccontaci un po' chi è. Vogliamo sapere un po' di indizi. È un giornalista sportivo amatissimo. Mm. Vice direttore di Sky Sport. Mm. Vabbè, allora. Lo sapete. Però vi racconto qualcosa in più. Ci mette molta passione in tutto quello che fa. Lui è passione pura. E adora i mezzi di trasporto, quelli veloci soprattutto. Anche, io, Anche tu. Anch'io. Macchine sportive tipo, però lui è una anche passione barche, comune. Ma lui ha anche barche, velivoli. Certo, per una due ruote farebbe veramente faville. Le sue frasi sono veramente un must, tipo tutti in piedi sul divano. Ragazzi, eccolo là. Abbiamo capito chi è. Certo. Amico mio, io penso che oggi ci divertiremo un sacco. E io sono curiosissimo di sapere, insomma, cosa ci racconterà. E allora, gas a martello, vado. Stai attenta alle curve però. Occhio, Rossella. E Guido Medacè, Guido Medacè, che piacere averti qui, Guido. Oh, non vedevo l'ora di dirtela questa frase. Ma Rossella, Brescia c'è. No. Una delle cose più belle del mondo mondiale, però. Esagerato. Fantastico, sono contentissimi. Allora, sono qui con te, Guido Meda, sono felicissima di essere con te, sono una tua fan. La voce più amata e più famosa del motociclismo televisivo italiano. Veramente grazie per essere venuto. Grazie. Parliamo di te e della tua energia, che è la prima cosa che subito uno nota. La tua energia, la tua passione che metti ovunque, sempre. Ma come fai? Ci sono caduto dentro da piccolo, forse, nella pentola dell'energia. Però guarda, in realtà non è tutto come sembra, nel senso che io tendenzialmente non ho le mezze misure. O dormo e sono pigro e indolente, oppure a bomba. Ah, ecco. Cioè, una roba normale tendenzialmente non fa parte tanto della mia vita. No, perché tu le vivi le gare, cioè è come se pilotassi tu tante volte. Ma ti dirò che secondo me conta molto il fatto di essere, di avere una passione vera. Quando una cosa è tua e la vedi fare, ti immedesimi in chi la sta facendo. Sì, sì. Poi è chiaro che io faccio il telecronista, non ho il talento dei motociclisti, però so cosa fanno, so cosa provano. E poi in realtà alla fine ho dei sentimenti per loro con i quali ho una relazione personale vera, certo. Per cui mi emoziono perché mi lascio coinvolgere dal loro cammino. Bruno, io sai, farò una ricetta che, insomma, per gli appassionati di motori in generale, del motociclismo, birra e costine, un po' un cult. Mi piace proprio. Pure a me. La costina sarà cotta 10 ore, piano piano, ovviamente io mi sono portato avanti, l'ho preparata. Faremo una salsa con la birra, quindi questo gusto un pochino dolciastro, maltato, molto buono, e poi il tutto sarà rinfrescato dal sedano ghiaccio. Top! E invece io, Robby, mi sono ispirato al passion fruit, quindi alla passione, a quelli che erano i caipira brasiliani, questi contadini che praticamente curano quella che è la crescita della canna da zucchero, a cui veniva data della garapa, che era questa, diciamo, lo scarto un po'. Non la grappa. No, la grappa, la garapa, che era lo scarto della canna da zucchero per alimentarsi e quindi per cibarsi. Da qui nasce la caipirinha, questo drink che nel 2003 è diventato un po' l'icona del Brasile, e io lo faccio nella mia versione al passion fruit. Interessante. Allora, tu hai passato la vita a prendere patenti, libretti, brevetti, di tutto, perché sai pilotare aerei addirittura. Guidare barche, poi, vabbè, a parte le due ruote, automobili. Ma perché? Bella domanda, che ne so? Che ne so, lo so, ma tutto quello che si muove tendenzialmente, che ha un motore, mi ha sempre coinvolto. L'aereo, che sembra una cosa atipica, no? Sì. Dici, beh, voglio pilotare un aereo. Ah, impossibile, difficilissimo. Invece no. Fattibile. Da ragazzino sognavo di fare o il pilota di Formula 1 o il pilota di aerei.
tendenzialmente io vorrei continuare, cioè quel sogno là è rimasto, però li ho fatti diventare degli hobby, non proprio con le Formula 1 e con gli aerei di linea, ma li ho accostati al mio lavoro. Ok. Che la terza passione era fare il giornalista o il chirurgo. Ah. Roberto, ma qual è la tua passione? Sicuramente la passione, cioè sì, è scontato dire la cucina, però è la cucina una delle mie passioni. I miei genitori sono stati bravi in questo, perché comunque sono riusciti a farmi amare alla follia, insomma, questo mestiere. Dall'altra parte poi, cioè, ci sono i motori, quindi non posso dire altro che i motori. Beh, è una passione comune, dai Robby, lo sai, sì, io sono amante, sì, delle auto sportive, non delle moto, però le auto per me hanno simboleggiato anche un pezzo della mia carriera che era diversa da quella del bartender. Perché da giovane tu lo sai che io facevo il pilota, no? Abbiamo detto che tu vivi le gare. Sì. Quindi vivi anche i piloti. Sì. L'amicizia con uno dei piloti, qual è stata l'amicizia più importante? Bella domanda. Allora, partiamo da un presupposto, che in realtà un giornalista non dovrebbe diventare amico dei piloti o degli sportivi. Ma tu sei un giornalista di cuore e non... ecco. Ecco, cioè alla fine però ammetto di sentirmi, nel caso delle moto, dei motori, più raccontatore che giornalista. E poi condividendo tante giornate dell'anno con loro, è un po' inevitabile che si creino dei buoni rapporti, no? Se la domanda è a chi sei più legato... faccio un po' fatica a scegliere, ma posso dirti che, vabbè, Valentino Rossi ha rappresentato per me una colonna sonora straordinaria della mia carriera, anzi direi forse l'essenza della parte più importante della mia carriera di raccontatore delle moto. Però non è l'unico, cioè alla fine quello lì è proprio un tipo di mondo che agevola la spontaneità. Simoncelli, che purtroppo non c'è più e ci ha lasciati, era una persona straordinaria. È vero. Un ironico, un abbracciatore, un entusiasta, carino da matti. È vero. Ma queste tue frasi che ti vengono così spontanee di getto, no? Ma come ti vengono? Non lo so, onestamente non lo so. Mi è capitato di dover costruire un po' la parte finale di una telecronaca in occasione del nono titolo mondiale di Rossi. Mi sembravano molti, 9 titoli mondiali. Ecco. E quindi ho detto, questo va celebrato con qualcosa che va preparato prima. No? Sindaco di Tavuglia. Mi ero fatto tutta una supercazzola sul numero 9. Ah. Il 9, il 9 come le muse, 9 il quadrato di 3, 9 come la nona sinfonia, l'inno alla gioia. Sì. Mi cade mica il foglietto sotto la scrivania, no, della cabina del commento. E come hai fatto? Sono andato un po' a memoria, un po' improvvisato, però era un segno, cioè tendenzialmente se fai una cosa in diretta, commenti una cosa che si verifica lì estemporaneamente, mai preparato. Ma certo, immagino. Il discorso precotto alla fine perde di intensità. Però c'è una raccolta di frasi tue, questo lo possiamo dire, lo sanno tutti. Medabolario l'hanno chiamato. Sì, credo. C'è proprio una raccolta di frasi di Guido Meda. Ti dico una cosa, Rossella, io ho cercato di dire, poi non so se ci sono riuscito o no, però di rendere semplice e immediato il linguaggio del racconto. Tipo, tutti in piedi sul divano, che è una frase che io ho detto ma poche volte, alla fine 3 o 4, ed è diventata il mio marchio di fabbrica, che un po' mi dà anche fastidio. Perché? Ma perché alla fine non è una frase da giornalista raccontatore, è una frase un po' da vocalist della discoteca. Ragazzi, estate 2020, tutti in piedi sui tavoli. Cioè, no, io non volevo quello. Però, in occasione di una gara con dei duelli pazzeschi, io ho immaginato che se fossi stato io a casa, sarei stato in piedi sul divano in quel momento lì. Certo. Anzi, forse ero in piedi, adesso faccio impazzire il regista, vai, forse ero in piedi sulla sedia del commento. A me capita di trovarmi in questa posizione a commentare. O anche peggio, il regista qua diventa proprio matto. Pazzo. Faccio anche delle cose così, no? E quindi trovandomi in quella situazione lì, no, stupendo, ho anche pensato... Cioè, se non lo fanno sono dei pazzi, è meglio dirglielo. Quindi tutti in piedi sul divano, l'ho detto. Hai fatto bene. E quello lì è rimasto. Senti, dopo andiamo a bere qualcosa, quindi sì, ci puoi fare magari 10 secondi, immagina, 10 secondi prima del finale, di una finale di MotoGP, di un Gran Premio. Ti faccio vincere un Gran Premio, vai, d'Italia, contro chi lo vuoi vincere? Con Rossi? Vuoi battere Rossi? Va bene. Vuoi battere Rossi? Voglio può battere. Interessare battere Rossi? Vai. Con... Va bene.
Uscita dalle Biondetti, Rossella Brescia, nella coda di Valentino Rossi. Attenzione, perché c'è ancora una staccata cruciale, una soltanto, alla Bucine. Tutti in piedi sul divano adesso. La staccata di Rossella è dentro, è dentro, è davanti. Rossella c'è, Brescia c'è, yes! Brescia c'è, davanti a Valentino Rossi, e vince il Gran Premio d'Italia. E adesso stop and go, in derapata. Andiamo da Roberto. Stop and go per noi adesso. Andiamo da Roberto. Come lo dici tu, Roberto e Bruno. Eccoli. Benvenuti. Ciao, Guido. Ciao, Roberto. Ciao, ben arrivati. Grazie. Ci siamo anche noi, avete visto. Bravissimo. Ma siete stupendi, avete fatto delle cose meravigliose. Era una battuta. Roberto c'è, Bruno siamo, c'è. Ci siamo anche noi. No, va bene. Non sei sul pezzo, no. Parto io, Roberto. Vai tu. Partiamo con il drink. Racconta tu il drink. Allora, Guido e Rossella. La caipirinha è il cocktail di oggi, fatta in maniera speciale con il passion fruit, che simboleggia non la parte afrodisiaca come pensano in tanti, ma si chiama passion fruit perché gli spagnoli rivedevano nella pianta del passion fruit la passione di Cristo. Cioè il frutto e il fiore. Ma no, infatti. Richiama quelle che erano le spine della sua crocifissione. Bravo Bruno. La passione non finisce qui, perché in ultimo vi ho messo dello zucchero, quindi faccio caramellare, vedete, lo zucchero. Questa è passione bruciante. Però. Questa è passione. E poi la cosa bella è che vi metto anche un cucchiaino qui di legno, perché una volta sciolto lo zucchero si caramella con il passion fruit e potete anche mangiarlo. Come la crema catalana, uguale. Esatto. Questo lo mettiamo al centro. Allora, non vedo l'ora, Buonissimo. Ma lo fanno un GP in Brasile, Guido? Non lo fanno più. Non lo fanno più. Però questa cosa della cannuccia ricorda quando da piccoli facevamo il succhio dal serbatoio della macchina di papà per far benzina al motorino. Però ti sta piacendo, Guido. Da morire. È molto meglio della benzina. Sì, e adesso voglio fare questa cosa meravigliosa. Sì, praticamente puoi schiacciare quello che è lo zucchero, vedi? Si va un po' a rompere e poi ti mangi il passion fruit. Ma che buono! Beh, adesso dobbiamo mangiare qualcosa però, perché sennò e cosa io ci hai preparato? Qui, allora, sono sceso in pista, mettiamola così, facendo quello che un pochino... Sei a rischio anche, sì, come sono diciamo noi, high side. Esatto. Allora, cosa c'è su questa rustica ricettata? C'è una costina marinata in senape e miele, cotta 10 ore, quindi si spilaccia, super super morbidissima. Io le costine, Roberto, le mangiavo ai Gran Premi, quando quello, da bambino. È quello, le facevamo nel paddock. Esatto, il twist è proprio quello, ovvero... E tu, Guido? Io al Gran Premio vengo a scroccarle da quelli come te che le fanno. Così almeno non c'è bisogno di stare a grigliare. Quindi l'idea è proprio quella, la grigliata. Sopra c'è un sedano ghiaccio, quindi sedano crudo per dar freschezza e un pochino di pomodoro che dà una punta di acidità al tutto. Bene, vamos. Grande delicatezza. Giochi equilibri. Un colpo. Che buono. Buonissimo. Si sente la costina sfilacciata? Della si sente tutto. Dalla consistenza però sua, è fantastica. Insomma, e prende un po' quel dolciastro della caramellizzazione. Non avresti un altro chilo e mezzo? Sì, ce n'ho. Guido, noi dobbiamo salutarti. Mannaggia. Mannaggia. È una cosa che dico quando cado. Però è azzeccata adesso. Si sente. Allora, però devi farti una foto con noi, perché questa foto poi andrà a riempire la nostra bacheca delle nostre aperitive. Ci teniamo molto. Ci teniamo molto. Tutti in piedi sul bancone. Tutti in piedi sul bancone. A me servirete. Bello. Allora. Quindi come facciamo? No, non dobbiamo dire cheese. Gas a martello, vai. Aspetta. Uno, aspetta. Dove sei? Prendere il martello. Uno, due, tre. Gas a martello! Credete di avere stile? La signora che arriva tra poco, sì. Riflettevo sul nome di questo locale, Moebius. In una parola sola ci sono tanti significati, perché può simboleggiare un grande autore di fantascienza, un fumettista, può essere una figura geometrica, può simboleggiare anche l'infinito. In una parola, tanta creatività. È un po' come questo locale, perché è caldo, accogliente, ci sono tanti stili, sono i vinili, insomma, questa piattaforma sospesa così, molto suggestiva. Per non parlare poi del bar. Guardate che bella questa bottigliera. Chissà se al nostro ospite piacerà questa location. Perché è un architetto, un designer, uno chef? Diciamo che è un architetto ma non progetta. E quindi un uomo? No, è una donna.
È una donna, vi posso dire che è la più famosa mediatrice immobiliare d'Italia. È la donna delle ristrutturazioni. Allora io forse ho capito di chi stiamo parlando. Forse tu puoi conoscerla, infatti. Allora ti dico, ha fatto della creatività il suo biglietto da visita, è un'icona di stile, di eleganza. E anche in fatto di look, proprio detta tendenze. Allora forse io credo che abbia capito anch'io. Sì, è inimitabile. Sì, è vero. Anzi, mi sembra di averla vista. Eh sì, e guardala lì, è arrivata. Vado. Paola Marella. Ciao. Ciao. Che piacere. Piacere mio. Oggi parleremo di creatività, però prima di iniziare la nostra chiacchierata voglio sapere se magari, non so, cambieresti qualcosa nella nostra location. Ma direi che è una location perfetta, poi sai, io amo la luce e qui c'è tanta luce e poi mi piace questo industrial metropolitano. Direi bravi, molto bene. Bene. E ogni dettaglio al suo posto, giusto? Complimenti. Sono contenta che ti piaccia. In fatto di case sei la regina delle ristrutturazioni, creativa, sempre tutto al punto giusto. Quanto è difficile incontrare anche il gusto del cliente, che tante volte non incontra il tuo, magari? Guarda, sui gusti dei clienti potrei aprire un capitolo, anzi forse anche più di uno, perché i gusti sono spesso molto diversi dai tuoi. E peraltro a volte anche, come dire, non proprio di grandissimo gusto, e quindi devi cercare di condurli. Io credo che per fare questo lavoro... Mi piace questo che hai detto, cercare di condurli. Sì. Questo è anche elegante nella frase. Ma è questo il discorso, perché spesso e volentieri non è il loro lavoro, non sono pronti, quindi però non puoi offenderli, quindi in qualche modo devi proprio condurli come se fosse una scelta loro, quindi deve esserci una grande chiacchierata di base sempre. Quando parli di casa, la casa è qualcosa di speciale per noi italiani, è qualcosa che è proprio dentro di noi e quindi diventa un lavoro quasi anche un po', ci metto anche un po' di psicologia dentro. Bruno, guarda, io per questa ricetta ho pensato qualcosa di optical, bianco-nero, contrasti elevati, ma la ricetta in sé per sé è molto semplice, quindi gran gusto e pochi ingredienti. Parto subito, uova di quaglia, le faccio bollire, diventano sode e poi le sbuccio. Io, Roberto, invece, creatività. Ho deciso di partire da un grande classico, che è il margarita, renderlo nero, il colore dell'eleganza, e poi farò questa sfera come se fosse un oggetto di design da lasciare sopra il bicchiere, ma che invece sarà una bolla di fumo aromatizzato al caramello salato. Ma tante volte però, non so, ci sono delle persone che amano gli eccessi. Tu che sei così sempre attenta invece alla sobrietà, come fai? Ma guarda, intanto io sì, sono molto sobria, ma a me piacciono dei particolari molto forti, cioè nel senso che io anche negli arredi amo molto il colore. Da qualche anno c'è stata la rinascita del colore alle pareti e questi colori molto desaturati, cioè molto polverosi, che secondo me danno proprio un tocco molto personale alla casa. Ecco, certo che devi prima studiare l'arredamento che hai, cioè non è che puoi mettere un colore così perché ti piace il verde, dico, e metterlo, bisogna vedere qual è il contesto, certo, che arredi hai. Ci sono delle tendenze d'arredo per il nuovo anno, non so, magari anche nel colore della casa? Direi che sicuramente oggi c'è, per fortuna, una possibilità di scegliere anche tra il recupero di oggetti, di mobili, mischiati anche appunto a pezzi di design, a qualcosa che può essere decisamente introdotto, non c'è più l'arredato tutto insieme, ecco. Tu sei molto creativa, anche in fatto di look. Questo look alla Crudelia de Mon ha spopolato, perché mi ricordo che tutte le signore volevano il tuo ciuffo bianco. Ma pensa che è nato in anni veramente lontanissimi, perché ti parlo che io avevo 35 anni, sono diventata bianca. Mio Adalberto, che ha avuto questa idea, secondo me, geniale. E il tuo parrucchiere. Sì, che ha avuto questa idea geniale di lasciarmi fuori, perché dice, guarda, alla tua età, se ti faccio troppo scura, ti indurisco. Queste due ciocche, che comunque sono un bel bianco, ti danno luce e ti complicano meno la vita, perché adesso che sono tutta bianca, 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 tu immaginati quando c'è la ricchezza. E così tu fai, guarda, un tocco. Infatti, e sei già a posto. Crudelia de Mon. Certo che solo Paola può avere questo look e portarlo con disinvoltura. Infatti alla fine lei sta bene, perché cioè, è proprio lei. Quando la guardi, sì, insomma, sì, sì. Ha
anche una bella energia raggiante, cioè, quindi sì, un po' look da Crudiglia de Mol, ma sicuramente molto positiva. Ma la tua casa ideale, per esempio, com'è? La mia casa ideale, allora, tu devi sapere che io, la casa ideale della città in cui vivo, come ti ho detto, colore, io ho tanto colore, soprattutto negli arredi, più che nelle pareti, anche se le pareti sono colorate, ma gli arredi sono molto molto strong, poi tanti quadri, io amo proprio giocare con anche pareti di quadri molto molto particolari, anche di stili diversi, antico, moderno, antico poco. Io amo molto l'arte contemporanea, che ovviamente non è facilmente percorribile, però diciamo il genere è quello. E dove sarebbe la tua casa ideale? Io ho due posti, cioè nel senso che per me Parigi è la mia città del cuore. Io amo Parigi per come è conformata da un punto di vista urbanistico. E poi non ti nascondo che io vorrei passare, tra virgolette, la mia pensione in una casa al mare, su una spiaggia. Che meraviglia! Io adorerei a piedi nudi su una spiaggia, ma proprio tipo qui e lì la spiaggia, hai capito? Quella roba lì. Sai, Bruno, a me dove piacerebbe vivere? In Irlanda, è un posto un po' strano, lo so, però boh, molto verde, aria fresca, pulita, c'è il mare, è un'isola, c'è il whisky, tante belle cose, c'è le costine, insomma. Beh, Roberto, allora, io ho vissuto in tantissimi posti del mondo, dall'Africa all'America, sono romano e poi mi sono trasferito a Milano. In questo momento sto molto bene qui, perché comunque penso che Milano mi abbia ospitato sia dove poi ho creato la mia famiglia e poi mi ha ospitato col mio lavoro. E quindi dai, Milano non la cambio. E invece in cucina, la tua creatività in cucina? Guarda, le cucine preferisco arredarle, perché devo dirti che cucinare è proprio l'ultima delle cose che io faccio. Allora, vediamo se i nostri amici Roberto e Bruno riusciranno ad ingolosirti con questo aperitivo. Vieni con me. Vengo con te. Siamo arrivate. Ecco le nostre donne. Ciao Paola, ciao, benvenuta. Paola. Grazie, grazie mille a voi. Allora, cosa ci avete preparato? Allora, partiamo dal drink, Paola. Un drink, come vedi, che ha un colore e il simbolo dell'eleganza, ma sappi che per dare, diciamo, spazio alla mia creatività sono partito da un cocktail storico come il Margarita. Questo cocktail a base di distillato di agave. L'agave è una pianta che cresce nella regione del Jalisco in Messico e che ho voluto reinterpretare in chiave moderna utilizzando del carbone vegetale e della gomma arabica. Quindi la cosa particolare è che il drink lo vedi nero, ma saprà del classico Margarita, diciamo, bianco. Ma voglio completare questo drink creando una sfera come se fosse un pezzo di design che diventerà un fumo aromatizzato al caramello salato. Che meraviglia! Bolle! Ma che meraviglia! Prova a soffiare. Posso? Puoi. E questo è il tuo drink. Che meraviglia, Ross. Alla vostra. Buonissimo. Buonissimo. Leggermente alcolico solo per te. Grazie Paola. Sai che... Lo sai che siamo amici e tu sei un amore sempre. Sui miei drink hai sempre delle parole dolci. Ma scusate, io vorrei anche mangiare, certo, vero Paola? No, sono curiosissima. Ma Roberto oggi penso che si sia sbizzarrito. Dovete sapere che questa che avete davanti è un'opera d'arte. Io ho ricreato questa riproduzione, insomma, in miniatura. Ed è un'opera di uno chef molto famoso che poi è diventato uno scultore negli ultimi anni della sua vita. All'interno troverete la rustica, c'è questo uovo di quaglia ricostruito con un tuorlo al nero di seppia e all'interno di questo tubetto c'è una crema di asparagi bianchi. Quindi potrete aprirla e ovviamente finire voi la rustica, e la rustica sarà l'unica nota di colore perché tutto poi sarà bianco e nero. Grazie per essere stata con noi, è stato un aperitivo molto creativo, direi. Grazie Ross per il tuo invito, ma anche a Roberto e a Bruno. Grazie, che hanno fatto delle cose meravigliose. Grazie, ringraziamo per il commento. L'ospite da noi non può andare via così, ma dobbiamo fare una bella foto ricordo da mettere nella nostra bacheca delle aperistorie. È una cosa a cui noi teniamo tantissimo, esatto, questa della foto. E allora non posso mancare. E vai, facciamola subito. Paola, un bel sorriso. Vai, 1, 2, 3. Paola! Ma
Beh, direi che anche questa volta ti abbiamo fatto fare bella figura, dai, no? Beh, devo dire che avete fatto un gran lavoro. Abbinamenti e presentazioni erano impeccabili. Sulla creatività, Roberto, non ci batte nessuno. Ma non finisce qui, perché torneremo presto con altri amici, altri aperitivi, altre peristorie.